Ma che noia sta TV, non c'è mai una novità. Attenzione, ferma tutto, non cambiare, resta qua. Sono la palla da bowling che si scanta sul birillo. Una trottola mai ferma, zio, puoi chiamarmi Dillo. Fiere, vente, sagre, giro ovunque come un pazzo. Una festa dietro l'altra, sono il jolly dentro il mazzo. Se tu guardi sto programma poi non torni indietro mai. Mi hanno chiesto come faccio, metto in riga anche la Rai. Ale, fai bravo, la Rai non si tocca. Ale, fai bravo, che poi le si incazza. Ora sciallo sul divano, è il momento del relax. Prendi il telecomando e volume al max. Dopo aver guardato Dillo, niente sarà più lo stesso. Sto ragazzo col cappello è il nuovo re del palinsesto. Ha! Che mi venga un colpo, nonostante sia festa, dimmi bella Dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda Dillo, da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Semi. Meglio di una festa, dimmi bella Dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda Dillo, un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi, qui l'invito è aperto a tutti, dai diventa uno di noi. Carissimi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Dillo in Tour, come sempre itinerante, ricca di gusto, di scoperta e di tradizione. Oggi il tutto comincia da Alba. Qui si tiene, in questi giorni magnifici, l'84esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba. Naturalmente siamo venuti a scoprire qualche cosa di più su questo prodotto eccellenza italiana. Ma la nostra puntata non finisce qua, perché sarà lunga come sempre. E oggi vi porteremo anche a Imperia, dove naturalmente si celebra il suo prodotto più tipico, ovvero l'olio. Ci spostiamo di un po', ma rimarranno protagonisti sempre i gusti anche a Golosiamo 2014, che si tiene a Pavia. Ottima occasione per mettere in vetrina tanti prodotti locali. E per concludere con la cucina d'alta qualità, ci trasferiremo infine a Golosaria a Milano, all'assaggio e alla ricerca di tecniche e nuovi sapori. Buon divertimento, a tutto gusto! E allora pronti per cominciare questa ennesima avventura insieme? Buon divertimento! Per l'organizzazione Antonio De Giacomi, molto piacere, presidente di questa magnifica manifestazione di Alba dedicata al tartufo. Senta, noi siamo curiosi, siamo venuti qua intanto per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul mondo del tartufo bianco nello specifico e poi anche per scoprire quali sono i prodotti adesso legato, siamo nel posto giusto direi. Certamente, questo è il mercato mondiale del tartufo, è il più grande che ci sia, ci sono commercianti e cercatori. E c'è la possibilità di esaminare e scegliere molti esemplari e c'è la garanzia di avere questi che noi chiamiamo giudici del tartufo, cioè delle persone formate dall'Organizzazione Internazionale Assaggiatori Tartufo che fanno, vagliano questi tartufi, scartano all'inizio, alla mattina, quelli che non sono a posto come maturazione, come qualità, e rimangono tutto il giorno come tutela dei consumatori. Esistono molte fiere locali, molti paesi, molte città del tartufo, un po' in tutta l'area diciamo appenninica, e Alba è stata quella che ben fin dal 1929, quindi 86 anni fa, poi quello che è caratteristico della nostra zona è proprio una cucina di grande livello che ben si abbina al tartufo. Oh, e allora scopriamo insieme tutto questo. Io la ringrazio. Che meraviglia, che profumi!
ad Alba il tartufo è una cosa veramente seria. Non a caso c'è una giuria che è qua proprio per selezionare quelli che hanno, sono i tartufi che hanno le caratteristiche necessarie. Lei si chiama? Renato Boglione, giudice di analisi sensoriale per il tartufo bianco di Alba. Intanto molto piacere. Senta un po', ad occhio io non me ne intendo, però mi sembrano già dei pezzi molto pregiati quelli davanti a noi. Assolutamente sì, perché sono pezzi già di una certa importanza, profumo è molto intenso e persistente, il profumo si sente moltissimo, il profumo di aglio, di miele, di terra bagnata, di fungo, perché in fondo il tartufo è un fungo, ipogeo, ma è un fungo. Sente l'aglio in questo, lo sente? Aglio. Tanto, è molto persistente, Quindi per cui è una rarità avere un tartufo così, però... Quali sono le dimensioni minime richieste per la certificazione? 50 grammi. 50 grammi. Da lì in su, questo qua a 200 siamo a posto. Siamo ovviamente a posto. Sì, sì, sì. Questo qua 2,56 è una, è bellissimo, proprio c'è ancora la terra. Questo qua è stato appena raccolto, Vedete, vedete, c'è la terra, c'è tutto ancora attaccato, vedete? E allora certifichiamolo. Allora andiamo di là e certifichiamo. Ed eccoci dalla signora Rosanna Marchioro, che sta ufficializzando la certificazione. Certamente, certamente. Dopo che viene fisso questo certificato, questo timbro, il tartufo è ufficialmente pronto per poter andare in vendita. Per andare in vendita è certificato e viene registrato poi nell'elenco, ognuno ha un numero contraddistinto, certo. E si distinguono, poi li consegniamo nuovamente al venditore perché può benissimo metterlo in esposizione e passare alla vendita. Guarda, giustamente, come ogni pezzo d'arte va certificato. Va certificato. Grazie, buon lavoro. Prego, a entrambi. Grazie. Salve. Le mari la mulin in fietra di tur, ai cucciol naso entra torta pum, le mari il mulin son una sighignanda, vira la carta e in bionda via tur, camisi zeida, capela d'vul, surris d'atleta, angiolina se taian chiusina, la rage la mangia salada, muri, alfie frostelan disco d'orchestra, calgiran prese cal parla d'amor, alfie frostelan disco d'orchestra, calgira cal parla d'amor. Per capirne qualche cosa di più invece sui prezzi di questi tartufi ci affidiamo alla competenza di... Emanuela. Ciao Emanuela. Ciao. Senti un po', allora oggi il tartufo bianco che è quello più pregiato, quindi di contro anche quello più costoso. Certo. Ci spieghi un po' come sono i prezzi e in che maniera ci dobbiamo orientare nel mercato? Allora, diciamo che quest'anno partiamo dal presupposto che hanno prezzi accessibili a tutti. Sì, quindi sì. Ce n'erano tanti. Ce ne sono e spero che ce ne siano ancora, almeno fino alla fine di gennaio, che la raccolta del tartufo bianco, almeno per quanto riguarda il Piemonte, chiude l'ultimo di gennaio. Noi facciamo sempre delle suddivisioni a seconda delle pezzature, quindi partiamo dai tartufi più piccoli, medi diciamo, e pezzature più grandi o comunque più importanti a livello anche estetico a volte, no? Poi questo non vuol dire che un tartufo grande sia più buono, più profumato, più gustoso di un tartufo più piccolo. Quindi ti dico, si parte da una base, almeno qui in fiera, stiamo vendendo dai 150 euro al lettogrammo pezzature piccoline, poi giriamo sui 200 euro al lettogrammo pezzature medie, arrivare a dai 250 ai 300 euro a pezzature più importanti, tipo come possono essere queste qua. Ti dico la verità, io onestamente da fruitore, quindi da ristorante, pensavo fossero molto più alti i prezzi, perché poi quando lo vai a prendere al ristorante invece il tartufo lo strapaghi effettivamente su ogni piatto. Vabbè, qui sta molto l'onestà del ristoratore, e ti dico, io quest'anno vedo che comunque anche il cliente che poi viene in fiera a comprarsi il tartufo di, diciamo, il souvenir da Alba, che magari prima è stato a mangiare qui nei ristoranti della nostra zona, sono tutti soddisfatti, dicono abbiamo mangiato un buon tartufo, abbiamo pagato il giusto. Bene, sono contento, mi hai dato una serie di nozioni importantissime, quella più importante però è che è stato un bell'anno e quindi sono contento, sì, soprattutto, sì, per, sì, voi produttori, certo, e per noi italiani tutti, certo. Grazie mille. Grazie a te. E buon lavoro. Grazie, so mille. Che oggi c'è da fare, sì, speriamo. Ciao, ciao, ciao. Madonna, d'orella per di
si è spinta, fiori dal porte sono meravigli, madame Adorella spi salga, mira la carta e la paga di scatto, una borsa di oggi, vinni fote, sogna svanì. Vi presento anche qualche azienda che giustamente esalta il tartufo in modo e maniera che sia fruibile sulle tavole di tutti. Voi siete? Noi siamo le Trippole, le Davide di Corsetto, siamo qui vicino ad Alba. Ah, e quindi giustamente specializzati. Certo, certo. Fra tutto questo, che cosa ci consiglieresti in maniera particolare? Ma ovviamente noi abbiamo una varia scelta fra il fresco e le salsine. Noi consigliamo molto delle salsine da abbinare con pasta, riso, carne, pizza, omelette, si può fare anche quella fonduta. È davvero sensazionale, perché in realtà queste salse si possono utilizzare per qualsiasi cosa e non solo per le solite crostine o salsa, quello che si pensa in realtà. Quindi in realtà il commercio è molto bello poter valorizzare dei prodotti del genere, certo, perché sono molto in disuso, ma è importante, certo, fare la rivalutazione dei prodotti locali e quotidiani. Anche perché poi uno dice il tartufo chissà quanto costa eccetera, invece riproposto così ovviamente si va anche a risparmiare. Certo, soprattutto perché questo è l'anno migliore del tartufo, dove i prezzi sono i più bassi che ci sono. Quindi questo qua in realtà è il momento giusto per prendere il tartufo, sia come salsa che come fresco ovviamente. Bravissimi, allora complimenti e buon Grazie. Lavoro. Grazie, buona ciao, giornata. Vira la carta finì, San Gloria, la già mi ricordo un anso non. Vira la carta finì, San Gloria. Andiamo però anche oltre il tartufo e lo facciamo insieme agli amici dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier. Tu sei? Marlena. E tu sei invece? Stefano. Ciao entrambi ragazzi, perché giustamente oggi c'è molto da lavorare e noi stiamo anche cercando di capire come abbinare questo prodotto dell'eccellenza italiana. Che proposte hai per noi? Allora, ovviamente tartufo va abbinato con i vini piemontesi della zona di qua, quindi magari partendo con un piatto semplice, carne cruda con tartufo bianco, si potrebbe abbinarlo già con un buon dolcetto, dolcetto d'Alba ovviamente, oppure con una barbera, barbera d'Alba, certo. Comunque sempre rossi, gusti ovviamente, intensi. Certo, vino rosso, dolcetto più semplice, barbera un pochettino più corposo come vino, sì. Oggi ci sarà molto da lavorare, presumo. Come al solito. Come al solito. Molto bene. Il tartufo è buono, il vino anche. Buon lavoro. Ciao ragazzi. Certo è che il ruolo più importante di tutti, legato al mondo del tartufo, è senza dubbio quello del cercatore, perché se non ci foste voi non ci sarebbero i tartufi da trovare. Lei si chiama? No, io mi chiamo Barile Gianfranco. E qui c'è? Barile Fabrizio, il figlio. Il figlio. Senta un po', quando si va a cercare il cercatore? Il cercatore è quello più importante, è questo qui più importante. Il cane. È il cane. È il cane, è importantissimo. Noi lo accompagniamo, facciamo l'accompagnatore al cane. Che è lui che scava e poi noi l'aiutiamo a togliere il tartufo. Poi tra l'altro li allevate fin dalla nascita proprio con questo scopo. Sì, gli diamo del tartufo da piccoli. Io avevo una cucciolata di 8 cuccioli, a 2 mesi e mezzo scavavano già come i grandi. So che ovviamente ogni cercatore ha le sue zone preferite. Quali sono gli indizi ambientali a cui dobbiamo prestare attenzione? Dove si trovano i tartufi? Più che altro le piante, bisogna essere un po' osservatori, la quercia, il pioppo, poi ci sono la betulla, ci sono tante piante che danno i tartufi. Il sambuco, ci sono tante piante, però allora uno cerca le piante e poi può trovarle come non trovarle, perché non è detto che la pianta, la quercia o ce n'è una ogni 10 che può dare un tartufo. Voi venite da? Rodello. Ma come mai secondo voi questo Piemonte è così speciale per il tartufo? Ma è terreno, come ci sono il Nebbiolo, che da una parte c'è il Barbaresco, dall'altra parte c'è il Barolo,
e il vitigno è uguale, però cambia il terreno che fa le differenze. Prodotto di cui naturalmente vogliamo parlare è l'olio al tartufo e ce lo racconta Laura Tartu Flavio. Oh, dove okay. Siete voi? Di Alba. Quindi qua in zona. Assolutamente sì. Senti sì. Un po', come si fa l'olio al tartufo e soprattutto tu come lo consigli? Allora, l'olio al tartufo è semplicemente l'olio extravergine d'oliva con la fettina di tartufo bianco disidratata, assolutamente. Sì, perché il tartufo, essendo fresco e molto umido, metterebbe la muffa comunque, quindi l'olio si sbutterebbe via. Pensa a quel pochino che fa un profumo, cambia tutto. La fetta di tartufo sottilissima è in grado di dare sapore a un piatto di pasta, cioè proprio quasi nulla, assolutamente sì. Se è nostro, assolutamente. E tu su cosa ce lo consigli? Ma l'olio al tartufo su un pochettino di tagliatelle, giusto un cucchiaino per porzione perché è molto molto intenso, l'uovo al tegamino, i ravioli al plimbur e salvia, anche solo una tartina da aperitivo con un goccino sopra va benissimo. Eccoci in un luogo dove sta per prendere vita un bellissimo show cooking. Insieme a me c'è Valentina, la moglie dello chef Massimiliano Musso del ristorante albergo Ca Vittoria di Tigliole. Allora, noi siamo venuti giustamente anche da voi per capire come il tartufo trova massima espressione anche naturalmente nella cucina d'eccellenza. Assolutamente sì, è parte fondamentale, soprattutto appunto a partire da ottobre a metà novembre, anzi quasi a dicembre, perché ormai siamo fortunati ad avere il tartufo anche a dicembre. Quindi noi lo prepariamo con dei piatti importanti ma anche con dei piatti un po' più semplici. Oggi proponiamo un tuorlo d'uovo fritto con una vellutata di patate da burro, le patate ratte, anche quelle francesi, con il fondo bruno. E l'abbinamento del tartufo bianco su questo piatto è davvero eccellente. Quindi è una grandissima proposta e spero siate tutti contenti. Lo abbineremo anche a un vino nostro, quindi al Barbaresco, quindi proprio della zona, e questo secondo noi è davvero una accoppiata vincente. Allora, miei cari, buon appetito. Speranza di ritornare.
prossima azienda e prossimi produttori voi siete? Inaudi funghi e tartufi da Borgo San Dalmazzo. Tu ti chiami? Emiliano. Ciao Emiliano, ciao. Molto piacere, un nome così, giustamente le tagliatelle abbiamo sì. in mano. Perché proprio insomma la tagliatella con il tartufo, poi al tartufo. Certo. È proprio, rappresenta un piatto italiano d'eccellenza. Sì, come no. Noi siamo un'azienda che da più di 40 anni è specializzata nella lavorazione di funghi e tartufi, quindi cerchiamo di fare delle ricette che siano rappresentative del territorio e soprattutto del Piemonte. E con questo prodotto abbiamo una tagliatella all'uovo molto ricca d'uovo artigianale con il 7% di tartufi all'interno. Ecco, e proprio il 7% si vede anche perché qua davanti c'è questa magnifica esposizione. Non ci mancano. Che sughettino ci metteresti sopra? Guarda, una noce di burro, un goccio d'olio d'oliva e basta. Che meraviglia. Sì. Beh, buona, che fame, che fame! Bravi, complimenti. Chef Marco Tallone, molto piacere, perché giustamente si sta avvicinando l'ora in cui da questa cucina usciranno tanti piatti a base di tartufo. E allora ci stiamo venendo a scoprire tutto quello che si può realizzare con questo meraviglioso componente, ingrediente della cucina italiana. Sì, noi riusciamo a fare tanti piatti che si accompagnano bene, in primis l'uovo, il classico uovo all'occhio di bue, cotto nel burro che poi viene grattato sopra il tartufo, la fonduta che è proprio nella nostra tradizione, accompagnata anche qua col tartufo, e poi le nostre paste dal plin al raviolo, anche tutto nella tradizione langarola, e infine la carne cruda, che anche qua si può grattare sopra il tartufo, infatti non usiamo limone o quant'altro che vada a rovinarci il gusto del tartufo sopra. Senti, io da utente consumatore posso dire che quella grattata di tartufo cambia letteralmente il piatto. Tu invece da chef, da tecnico, come me la descriveresti quel momento? Beh, quel momento è sempre bello per tutti perché comunque va a completare un piatto, poi abbinato bene a un buon vino, un buon piatto, sicuramente riusciamo a far riesaltare sia il tartufo sia il sapore del piatto. Quanto è bello essere italiani, buon appetito, grazie. Grazie. Le bionda, le risa e le bionda e mi fa innamorare. E finalmente con la mia conquista, il mio tartufo bianco personale che tra poco gratterò su un buon piatto di tagliolini, vi saluto. Ma la nostra puntata continua, rimanete lì. Giusto un attimo di pubblicità. A tra poco. E la nostra puntata a tutto gusto continua. Ci siamo trasferiti in Liguria, esattamente siamo ad Imperia per una manifestazione legata all'olio nuovo che è una vera e propria Leccornia. Olio Oliva 2014, benvenuti. Stella negra calice, me vejo de moi, delimi dudus. Gianni Spinelli, coordinatore regionale delle Città dell'Olio. Molto piacere intanto. Abbiamo raggiunto Imperia per questa magnifica manifestazione. In parte olio, naturalmente principe, ma poi anche tanta gente che gusta il pesce e gusta i prodotti del territorio. Certo. Devo parlare di olio perché il mio ruolo è quello della Città dell'Olio. Però oltre alla Città dell'Olio, che in provincia di Imperia sono 34 comuni rappresentati, e nella Liguria, perché c'è una parte del Levante dove ci sono altri 15 comuni che la rappresentano, le Città dell'Olio sono le città che promuovono sì la produzione, la vendita dell'olio, ma dell'olio di nicchia, dell'olio dei piccoli produttori, dei piccoli coltivatori, quelli che realmente producono dell'olio buono, dell'olio diciamo alla vecchia maniera. Oltre a portare in Liguria una quantità enorme di persone dal basso Piemonte, dalla Francia, dalla Lombardia,
ha lo scopo di, sì, di vendere, come voi avete visto, tutte quelle mancanze di olio, ma anche tutto quello che è nella filiera dell'olio, i formaggi, tutto quello che è agroalimentare. Credo che sia importante, soprattutto in una società di quella di oggi, il mangiare sano. Poi il mangiare da buoni bene, italiani, da buoni a maggior italiani, ragione dove, ancora di più. Dove non c'è ragione che non si mangi bene, avere dei prodotti sani, dei prodotti naturali, dei prodotti della terra come si deve. Senta, io la ringrazio, è stato molto gentile. Grazie e comincia il nostro viaggio alla scoperta di sapori, ricette e chi più ne ha più ne metta. Viva Imperia! Salve! Grazie, arrivederci! Qui ci sono tutti i comuni liguri che fanno parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio ed ognuno di loro ha un sacco di cose buone da proporre. Hai capito? Datevi un'occhiata in giro. Se non riuscio a sapore, metto pensi. Che in Liguria, comune che vai, specialità che trovi. Per esempio, nel vostro comune che è? Casanova Lerrone. Cosa abbiamo di buono? Patè di olive, olio extravergine, taggiasco e olive in salamoia, taggiasca anche hai loro. Hai capito? Che posti meravigliosi. Come quello alla mia destra. Pietra Bruna. Pietra Bruna, lei la signora? Fossati. Molto piacere. Voi cosa avete di buono? Noi abbiamo l'olio extravergine di oliva, la stroscia, le olive in salamoia. La stroscia, mi racconti un po' la stroscia. La stroscia è un dolce fatto esclusivamente con olio di oliva, extravergine. Hai capito? Roba sì. Che vieni qui, intingi, assaggi e te ne vai. Sì. Ciao cari. Testa che te giammino. L'arfe dei Gaspin, fatta mia Jamin, roggio de Musa Pin, io muro un tossino. Vi presento Alessandro Dentone. Ciao Alessandro, ciao, piacere. Molto piacere. Lui è chef, ha un bellissimo ristorante a Sestri Levante. Facciamo vedere che è proprio qua dietro. Non ci si può sbagliare. È suo, guardalo qua. Siamo leggermente sulla spiaggia, ecco. Non ci possiamo sbagliare. Vicino al mare. Bellissimo. Perché ve lo presento? Perché lui andrà a realizzare in questa giornata una ricetta proprio particolare dedicata all'olio, dedicata alla Liguria, insomma sei molto tipico. Certo, sì. Questa è una ricetta, fra l'altro un risotto, quindi una cosa un po' strana che va a avvicinare un po' anche le regioni confinanti alla Liguria. Quindi faremo un risotto con una crema di zucca, rosmarino e dell'orata dell'allevamento del Tiguglio. Quindi abbiamo anche voluto un po' racchiudere tutti gli ingredienti della nostra zona. Dove che peidiamo sirtana de bagasce da che c'ha niciami. Senti, giustamente da esercente, da cuoco, certo, da persona che vive in questa Liguria, come me la descriveresti dal punto di vista, insomma, culinario, delle sue tipicità? È ancora la Liguria che abbiamo nel nostro immaginario? Ma guarda, secondo me c'è un grande ritorno a questo. Io spesso dico che nel nostro piccolo paese, Sestri Levante è una cittadina di una 20.000 abitanti che vive molto di turismo dalla primavera all'estate. Lì devo dire che si parlava proprio in questi giorni, si mangia abbastanza bene, cioè bene o male tutti i ristoranti c'è anche un po' un voler ritornare ai prodotti tipici, ai prodotti del territorio ed è anche per questo con l'olio che siamo qui, insomma tutte le varie cose, facciamo anche noi una manifestazione legata all'olio a fine novembre, ormai da 12 anni. Esatto, si riscoprono un po' questi sapori. Certo. Complimenti! Grazie tante! Ci vediamo alla prossima, verrò a trovarti. Grazie, ciao. Arrivederci, ciao ciao. E l'ultimo respiro già me, regina mua de sambe, mo tegno pescior ti vivo, la gruppo de te gambe. Thank you.
E vi presento anche Enrico Ghirardo, che ha una gelateria qui ad Imperia. Imperia, sì, via De Genè, qua numero 7, attualmente chiusa fino a primavera, aspettiamo tempi prima migliori. Ok, senta, è un momento importante questo, perché ci sono vari show cooking in questa giornata, uno particolare è proprio quello che gestirà lei, ovvero andare a realizzare un gelato con l'olio. Sì, un gelato con l'olio d'oliva. Che gelato, è noto che il gelato si può fare di qualunque cosa, qualunque frutto, e quindi anche pur non essendo, cioè, essendo comunque un frutto, però un frutto che d'abitudine si mangia salato, noi realizzeremo questo gelato. Questo gelato è all'olio d'oliva e in più abbiamo usato una stracciatella di oliva taggiasca, per cui non è soltanto soltanto all'olio, ma si sente anche la madre dell'olio, che è appunto l'oliva, e quindi... Però tutto con una nota dolce. Chiaramente un sottofondo di dolcezza ci deve essere per forza di cose, perché comunque gelato è gelato, certo. E quindi come tale... Io la ringrazio, buon lavoro e ci vediamo all'assaggio. Perfetto, ok. E l'ultimo respiro già mi regina muede sambe montagno pesce urtivi dal gruppo delle gambe, e l'ultimo respiro già mi reginamo adesso ambe montagno pesce urti vivo dal gruppo delle gambe. Benvenuti in un altro gustosissimo comune, ovvero il comune di... Dolceacqua, naturalmente Jamila, consigliere delegato al turismo. E poi c'è? Ivan Anfosso, vicepresidente del centro culturale di Dolceacqua. Oh, meraviglioso, perché guardate che putpurri gastronomico, enogastronomico anzi, che abbiamo qua davanti. Vero. Che cosa proponete a tutti i commensali di oggi? Basta guardare. Chiaramente olio da olive taggiasche, michetta, dolce tipico locale Deco, rossese, e la novità di quest'anno è il nostro rossese spumantizzato, di cui vedete anche un articolo riproposto qua da leggere chiaramente. In due parole ci racconta un po' la storia di questo spumante. E questi due ragazzi hanno voluto provare a realizzare qualcosa di nuovo, di eccezionale, dalle uve rossese trarre uno spumante. È stato, diciamo, un azzardo che però ha avuto veramente successo, perché quando stappiamo una bottiglia di spumante di rossese sentiamo tutto il profumo delle uve rossesi. E noi questo che cerchiamo, i profumi delle terre di casa nostra. Bravi, buon lavoro. Venite. Ultimo comune che vi presentiamo, in realtà ce ne sono tantissime, ognuno con prodotti particolari. Questo è il comune di Ponte d'Assio. Che si divide in tre frazioni. Sì, sono tre frazioni e una borgata. Allora, frazione Villaviani, poi si può vedere perché ci sono tutte le fotografie del centro storico e delle manifestazioni più importanti, Villa Guardia, Bestagno e Borgata Monti. Vado di qui perché chiedo qualcosa anche sui prodotti. Che cosa abbiamo in questi tre luoghi meravigliosi? Qui abbiamo portato le lumache, perché l'ultimo weekend di luglio abbiamo la Sagra delle Lumache nel borgo di Villaviani. È una sagra famosissima, popolarissima, c'è sempre un sacco di folla. Da venirci. Esatto, da venirci, perché è proprio nel centro storico, quindi è dislocata su piazzette, su cose. Che bello. La specialità è la lumaca. Però c'è anche una cosina dolce. Una cosina dolce che ha la Deco, ed è il biscotto di Ponte d'Assio, che è un dolce tipico di Ponte d'Assio ed ha avuto questa onorificenza, e quindi le produce una pasticceria di Ponte d'Assio, e quindi noi ci teniamo a presentarlo come prodotto. Che bella questa Ponte d'Assio, andateci a fare un giro, un sacco di feste, ma venite in Liguria, tutti sti comuni pieni di prelibatezze. Mua.
Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne. Ma anche l'esterno è ricco di gusti da abbinare naturalmente a quest'olio squisito, come quelli del signor Lomanto Mario Aldo di Albenga. Di Albenga. Di Albenga proprio. Senta, io ho letto che lei ha il Viagra al formaggio, sì. È interessante. No, è una ricotta fermentata. Sì, è il brus, è una sorta di ricotta fermentata che anticamente si riteneva che avesse queste proprietà e allora l'ho chiamato Viagra. Senta, tra l'altro non è neanche colorato. Il formaggio più tipico di Albenga, ma in generale della Liguria, che lei... È la toma di pecora bergasca. Toma di pecora bergasca. Presidio Slow Food. Formaggio tipico delle Alpi Marittime Liguri. Che gusto. Questo troviamo. È fatto con una razza autoctona ligure in via di estinzione, che è appunto la pecora bergasca, che è quasi scomparsa. Ce ne sono solo più 1800 capi in tutta la Liguria e 1000 li ho io. Bene, quindi è un buon modo di valorizzare la terra. Direi questa, di sì. Complimenti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Se permettete, io assaggio. Be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Ed ecco gli amici del consorzio Pescatori di Liguria. Ecco qua, c'è pure scritto. Ve li presento perché giustamente vieni a Imperia, devi provare il pesce appena pescato e siamo, fritto. Sì, siamo qui, siamo pescatori di Oneglia noi, proprio Oneglia. Questo è pesce preso da noi e stanotte pulito e fritto per far conoscere. Questo è il detto, il pesce povero. Cosa abbiamo qua tra questi? Soralli, bughe, zeri, menole, rovelli, sparaglioni, tutti i pesci che la gente non è abituata a mangiare. Noi ci leviamo tutte le spine dalla pancia. Questa c'ha solo le spine, quella la lisca. Aspetta, prendiamo uno. Che così lo assaggiamo anche, che poi pare brutto, se no. Vedi? Questo qua c'ha solo la lisca. Cioè voi praticamente togliete la lisca, che la togliamo qua. Uno fa così. Uno fa così. E la mangia. Ah, che brucia. È un po' caldino, perché d'altronde. E la mangia. E l'altro se lo mangia. Intanto che uno lo fa, l'altro mangia. Ah, Fabio, che è molto buono. Mamma mia. Let there be cuckoos. Senta, com'è la vita del pescatore in Liguria? Anche di fronte a tutto sto pesce. È una vita bella fatta da noi. Potrebbe essere meglio, però alla fine non ci lamentiamo perché è inutile. Noi eravamo una bella marineria, una grossissima marineria, e i giovani non ci si avvicina più nessuno. E diciamolo, ragazzi, avvicinatevi a questo mondo, che poi si torna alle tradizioni. Comunque, speriamo, sa una cosa, speriamo. I risultati sono molto gustosi. Complimenti a tutti voi. Grazie a voi. First of all, please. Let there be love. 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 Let there be love. Ciao! Ciao! Mi scusi, voilà. Che state preparando senza invitarmi? Torta di gorgonzola, mascarpone e noci. Hai capito. Di dove siete voi? Di qua, di Oneglia. E anche il gorgonzola è tipico della zona? Tipico di Novara. Tipico di Novara, infatti mi sembra. Magari che c'è. Senta, piace, Certo che piace. Guardate. Don cieco perde a testa la sente. Mi sciute per salvare.
vieni a Imperia, parli di olio, puoi non fermarti a parlare del pesto. È un controsenso. Lei come si chiama? Ramella. Oh, da dove venite? Da Diano Marina. Che bel posto. È meraviglioso. Senta, ma il segreto, ma perché è così buono il pesto da queste parti? Basta metterci ingredienti buoni, di prima qualità. Per forza. Il gioco è fatto, e noi che ci stiamo anche a scervellare. Ma per forza. Brava. Arrivederci. Maria, tutti gli aoi, è strappegnata, a me ne ho lasciato un attimo il pesto e adesso vengo a parlare dell'aglio insieme a Marcella. Ciao Marcella. Ciao. Dimmi la tua azienda, dove state? L'azienda sta proprio a Vessalico, nella strada provinciale di Vessalico. È un'azienda che è partita proprio dal piccolo e sta crescendo moltissimo, moltissimo. Bene, ogni in anno. Bocca al lupo! E siamo molto felici per questo, perché rappresentiamo un prodotto comunque che è molto valorizzato e molto antico anche come prodotto, e speriamo di portare questa cultura molto avanti, anche perché siamo anche giovani. E certo, la cosa più bella è quella. Poi l'aglio è un must qua in Liguria. Sì, si usa dappertutto, perché la cucina ligure proprio lo richiede. Chi cucina senza aglio in Liguria non sa cucinare. Io non sono ligure, però ho apprezzato tutta la terra della Liguria e amo questa terra, è da 10 anni che sto qua. E sono felice di stare e di proporre questo prodotto a tutti. Brava, che bell'entusiasmo. Poi tra l'altro l'aglio, se è buono, regala anche baci romantici. Ciao caro. Ciao. A prima mangia, non sei chi vuol mangiare. Se sereno te la scrivo, carne tegna, lo fate negra. Qua è un presidio slow food dietro l'altro e ci piace che sia così. Presentiamo il nostro amico che si chiama? Roberto. Da dove vieni Roberto? Noi abbiamo caseifici in Alto Valtrebbio, nell'entroterra genovese. Sentite l'accento, giustamente. Senti un po', che stai facendo di bello? Ma stiamo preparando stiamo tagliando a fette questa cagliata per la preparazione del fior di latte. Buono. Tra l'altro c'è una coda qua davanti, quindi mi sa che è il caso che ti lascio lavorare. La ringrazio. Ciao ciao. Ciao, grazie. Non partì, manche l'ultimo vagone, che la pubblia sta tanta cuscì. Con quel salutiamo Imperia e Olio Oliva, regione meravigliosa, città magnifica, ricca di gusto, e poi con quest'olio che è una meraviglia. Rimanete lì, perché la nostra puntata ancora non è finita. Arriviamo tra pochissimo, giusto un attimo di pubblicità. Tra poco. Con quel tira tira te.
Continua la nostra caccia di sapori prettamente italici e ci siamo trasferiti adesso a Pavia, nel suo palazzo esposizioni, dove oggi si tiene Golosiamo, appuntamento per i golosi al quale io personalmente proprio non potevo mancare. Buon gusto a tutti. E insomma, benvenuti a Golosiamo, siamo qua con gli organizzatori, in testa il dottor Franco Albanesi, molto piacere. Buonasera. Senta, siamo venuti a raccogliere un po' di informazioni su questa manifestazione che porta molti gusti e molti sapori a Pavia. Porta sapori, colori e piaceri. Il diversamente utile, il diversamente futile, in cui abbiamo invitato l'elite, veramente l'elite per tutto ciò che concerne l'alimentazione, il dolce, ma non solo il dolce, e il diversamente dolce. Abbiamo organizzato questo evento al fine di far conoscere anche realtà della nostra regione e della nostra terra, al fine di poter presentare alla nostra città dei prodotti innovativi e il piacere di assaporare qualcosa di diversamente gradevole e piacevole. Oh, molto bene. E allora, se Pavia si tinge di gusto, noi golosiamo. Grazie mille. Buon golosiamo a tutti. Arrivederci. Cominciamo a parlare di dolci e lo facciamo col signor Nicola, che viene da Val di Fiemme, provincia di Trento. Finito l'interrogatorio. Giustamente si parla di strudel, così non poteva che essere, mele, confetture, strudel. Però parliamo proprio di questo, che è un simbolo. È il nostro simbolo. Certo. Tu come lo fai, per esempio? Noi usiamo pasta sfoglia, mele, pinoli, uvetta e cannella. Basta. Preciso. Senza zucchero. Basta usare delle buone mele. Senza zucchero. Se usiamo le mele giuste, non mettiamo lo zucchero. Io un po' ce lo metto sempre, perché io sono goloso, infatti sono a tema oggi. Noi no. Ascolta, guardiamo un po' di salute anche, dai. Ecco, bravo. Ma a proposito di mele, perché poi voi avete quelle giuste, qual è il segreto delle mele del Trentino? No, non c'è segreto, è la zona giusta e basta. Tutta la luce del sole, hai capito? Bravi, evviva lo strudel. Va bene. ciao. Give you something. Gusto tipico, ve lo faccio presentare da Tilocca Angelo. Oh, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni. Allora, io sono un noto pasticcere di Pavia, ho lavorato in parecchie pasticcerie dominate a Pavia e diciamo sono stato 15 anni da Vigoni, 7 anni da Medagliani, 9 anni da pasticceria Nicari in Piazza del Duomo. E voilà. E diciamo che mi sono fatto una bella cultura sulla pasticceria. È così che si fa. E giusto, esatto. Appunto, propone una cosa molto tipica, ovvero il castagnaccio. Il castagnaccio, esatto. Il castagnaccio è una torta povera, molto povera. E io diciamo che ho imparato a farla come si faceva una volta. Acqua, farina, zucchero. Niente più, solo quello, acqua, farina, zucchero, ed è la torta più naturale che una persona oggi possa trovare e la trova solo qua. Hai capito, ma oltre acqua, farina e zucchero, qual è l'ingrediente?
la farina di castagne. La farina di castagne, esatto. Vedi che è da lì che poi ci porta il nostro castagnaccio. Sì. Perfetto, torta povera, come si dice in questi casi, ma attenzione perché nei piatti più poveri c'è il vero gusto. Esattamente, bravissimo. Benvenuti nel regno del cioccolato, dico bene? Assolutamente sì. Voi chi siete, da dove venite? Noi siamo di Arte in Tavola, veniamo da Carbonara al Ticino, che è una qui in provincia di Pavia, circa 10 minuti. Tu ti chiami? Io mi chiamo Alan. Presento anche loro, tu sei? Martina. E? Antonio. Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti naturalmente. Grazie. Allora, dicevo un po' regno del cioccolato. Sì, noi ci occupiamo delle fiere, e giriamo un po' l'Italia facendo le fiere. Settimana scorsa eravamo a Vigevano, questa settimana siamo a Pavia. E giriamo un po' facendo tutti i nostri prodotti, nostra diciamo cosa tipica, abbiamo i salami di cioccolato. E lì ti volevo, la specialità, il tuo cavallo di battaglia qual è? Il nostro cavallo di battaglia è il salame di cioccolato, abbiamo la torta con la zucca, torta con la farina di mandorle e tutta produzione nostra, quindi dalla frutta candita, le barrette, tutta roba che facciamo noi in casa. Perfetto, quando li trovate in giro alle varie fiere sappiate che vi potete fidare. Bravo, ciao ragazzi. Come? Tutti d'Arte in Tavola. Brava, ciao. Tú endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. Golosiamo, non ci sono soltanto dolci, o meglio, quelli sono protagonisti, ma di contorno c'è tantissimo, tipo i pisarei e fasè, che adesso vi faccio raccontare dal nostro amico. Tu chi sei? Certo, io sono Giampiero, dei panni di Rosa, la frutta di Giampiero, di Casteggio. Casteggio, Casteggio. Provincia di Pavia, certo. Insieme a? Rosa. Ciao Rosa. Allora, ditemi un po', brasadè. Sì. Oh, come si fa? Tipico? Brasadè è un dolce tipico che si fa nell'Oltrepò pavese. È molto vecchio, diciamo che antico. I nostri vecchi lo regalavano, diciamo, ai ragazzi a Natale quando facevano la cresima, si mettevano la collana di brasadè. Che bello, perché sono duri, però uno li intinge anche nel vino. Certo. E si ammorbidiscono. Sì, si ammorbidiscono, sì. Perfetto. Vive brasadè. A proposito dei pisarei fasè invece, come li fai tu? Io li faccio tipico piacentino, con un buon sugo di, non è un segreto perché lo sanno tutti, salsiccia, pancetta, io aggiungo anche il crudo, a listarelle, che dà un tocco in più al gusto, e i fagioli,
e i fagioli. Una volta si facevano in terracotta, ma qui in fiera li facciamo solo saltare in padella. E non dimenticare la parte essenziale. Quale sarebbe? Il borlotto. Il borlotto, vabbè, ti sarei fagioli, la base e poi il borlotto. Ma tu dove andresti senza la moglie? Io ormai sono 40 anni che sono sposato con lei, non ho più alternative. Che belli che sono, ma che buoni che sono i loro piatti. Buon appetito, io assaggio, poi guardatevi intorno. Tieni. Ma veramente tipico di Pavia è il dolce di San Siro. Ciao, sì, cara. Ciao. Tu sei? Sabrina Bordoni. Altra pasticceria di gran lusso qua a Pavia, diciamo le cose come stanno. Senti un po', parlami di questo dolce, questo sansirino. Senti, è un dolce nostro tipico di Pavia, cioè solo in questo periodo fino al 9 di dicembre, il giorno di San Siro. Ed è un pan di Spagna al cioccolato, ricoperto di cioccolato con un po' di rum, una cosa un po' particolare. Sì. Se venite in zona dovete prenderlo perché poi spariscono. Sì, poi sparisce, è solo fino al 9 di dicembre San Siro, sì. Ecco, allora visto che se durano poco, sai che bisogna fare in questi casi? Prenderne uno e scappare, ciao! Questa è la tavola rotonda, lui non è Real Tu, però comunque ci avvicina. Come si chiama lei? Mi chiamo Renato di Fontanellato e questo qua è un mio piccolo brevetto perché non riuscivo a velocizzare questo lavoro. Questo mi consente in 15 minuti volendo di fare 24 piatti, mentre prima ne facevo 10 in fila, però dovevo andare avanti e indietro, non rendeva il lavoro. E allora, siccome mi chiamo Renato di Fontanellato, è vero che resiste Roberto da Crema, che non è granché, però esiste Leonardo da Vinci, ecco. Esiste Archimede a Siracusa. Allora un giorno, guardando dei bambini all'asilo, c'era un bimbetto fermo e spingeva l'altro sulla giostrina. Ho detto, ma se io sto fermo con la frittatrice e gira il tavolo con i vassoi, sono quei lampi di genio che ti cambiano poi anche. Senta una cosa, lei giustamente però qui mi rappresenta, sì, anche sì, tutto il nostro grana, che è una cosa rara. Allora, io ho portato il meglio di Parma perché sono nato in un allevamento di vacche. Confido e dico che io sono drogato di parmigiano. Lo siamo un po' penso, tutti, penso che sia soprattutto una medicina, perché chi mangia molto parmigiano, probabilmente, io vedo a casa mia, fanno tutti come me. Parmigiano. Adesso lei facciamo una cosa, visto che la tavola gira, facciamo un po' a mo' di roulette e quello che esce me lo piglio io. Arrivederci.
hai capito la porchetta con la focaccia. Bravi, tu sei? Antonetta, della confettura imperiale di Gruppello Cairoli. Oh, senti un po'. Trattiamo dei prodotti buoni, genuini, che appunto la porchetta arriva da Toscana, che noi trattiamo il lardo e come vedi di qua abbiamo il lardo e trattiamo anche la porchetta che è molto buona, poi con la pan focaccia è la sua morte. Hai capito? Qua bisognerebbe starci 20 minuti a mangiare tutto, mezz'ora a rimangiare tutto di nuovo. Ciao caro. Ciao caro. Quasi tempo di andarsene, però giustamente sono stato attratto da profumi estremamente gradevoli di carne argentina. Voi chi siete? Noi rappresentiamo l'Argentina, la ditta si chiama Alma Gaucha. Alma Gaucha, tu ti chiami? Diego. Poi c'è? Oscar. Poi? Paolo. E infine? Paola. Ciao Paola, ciao a tutti. Senti un po', ma il segreto della carne argentina? Il segreto è cucinarla con l'osso. È l'osso che dà il sapore alla carne. E poi la braccia. Bravi, che ve devo dire? Bravi, ma che buono. Insomma, per noi è tempo di andare. Ci vediamo però tra pochissimo, perché la nostra puntata continua. Giusto un attimo di pubblicità. Dillo! I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where are the times gone, baby, it's all. Golosoni, ben ritrovati. Siamo a Milano e siamo venuti a Golosaria 2014, grandissima occasione per scoprire il made in italiano che ci rappresenta nel mondo. Made in d'eccellenza, eh? Per l'organizzazione insieme a noi c'è Paolo Massobrio. Tanto ciao. Grazie mille di essere qui con noi. Voi che siete qui con me. Ma per noi è sempre un piacere perché noi siamo un programma food friendly e questa è un'occasione da non perdersi mai durante l'anno. Bene. Senta, a proposito di Italian style, che è la cosa più importante che qua viene rappresentato, il nostro stile italiano nel mondo, parola d'ordine qui a Golosaria. Potrei rispondere con una banalità. In realtà qui a Golosaria noi abbiamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo portato Amati, che è un progetto che pretende di dire che ci si può curare mangiando. Il progetto Amati, curarsi mangiando, è una cosa che invaderà il mondo e questo racconta veramente il nostro stile italiano. Perché? Perché noi qui siamo la culla delle biodiversità. In Italia si trova veramente tutto
e anche tutto ciò che ci serve appunto per mantenere uno stile di vita, che è il tema che abbiamo voluto tenere per questa edizione. Il viaggio, il Grand Tour in Italia durante i 6 mesi dell'Expo permette una doppia esperienza, quella all'interno del sito espositivo e quella nei territori che qui si incontrano. Io la ringrazio, è stato grazie, molto gentile come sempre, grazie, e cominciamo il nostro viaggio a Golosaria. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Di quest'anno di Golosari è proprio l'attenzione dedicata allo street food, ovvero tutte quelle cose che si possono consumare a mano magari passeggiando, ma che non significa che non abbiano enorme qualità dentro, come quelle degli amici di Dorno, provincia di Pavia. Ciao. Ciao Filippo. Allora senti un po', voi per esempio che cosa avete preparato? Il panino lì? Allora il panino appunto fatto con l'hamburger di zucca, che è un ottimo hamburger vegetariano perché è fatto con zucca, patata, uova e pan grattato. Noi qua lo presentiamo appunto in questo panino fatto con la farina di zucca e i semi di sesamo, e all'interno abbiamo pomodoro, cavolo cappuccio verde e viola, cheddar come i veri panini hamburger americani, salsa barbecue e maionese. Hai capito? Questa provincia di Pavia che si specializza, mi piace molto. Ciao Filippo, alla ciao prossima, alla prossima, ciao. Pronti? Via! Sorrisi! Ecco, giusto appunto, siamo a Sorriso in Cucina. Vi presento alla mia sinistra Monica e alla mia destra Paola. Piacere a entrambe. Loro ci portano tutti questi bei risotti molto particolari che adesso vi faccio raccontare. Tra l'altro street food anche voi, proprio perché sono da prendere e da assaggiare al cucchiaio. Esattamente, perché vi ho pensato che oramai al giorno d'oggi nessuno più comunque compra le cose a scatola chiusa. Di conseguenza un assaggio, comunque una mezza porzione, una porzione, fa conoscere il nostro prodotto e di conseguenza uno è anche più invogliato a comprarlo, a ordinarlo via internet. Siamo anche su Facebook, se gradite. Vi ho chiesto di dove siete. Noi siamo di Alessandria. Alessandria, perfetto. Chiedo una cosa anche a lei, fra le varie specialità ce n'è qualcuna che ci colpisce per un motivo o per l'altro? Allora, questa è la zucca, che è un risotto un pochino più dolce, che però si può modificare. Se uno vuole più dolce ancora, certo, può alla fine mantecare con un amaretto sbriciolato. Oppure, visto che siamo di Alessandria, siamo un po' viziosetti, se vogliamo contrastarlo, col gorgonzola. Hai capito? Giustamente, sono un po' viziosetti. Buon lavoro! Ciao ciao! Eccoci nell'angolo del bread religion, perché il pane è una cosa veramente importante, specie in Italia. Tu sei? Luoni Francesco, arriviamo da Rona, siamo dell'Hotel Castello del Pozzo, sul Lago Maggiore, e quest'oggi presentiamo per questa speciale caratteristica di bread religion due panini, uno con un maialino da latte cotto a bassa temperatura, aromatizzato con delle erbe, servito con un burro ai pistacchi e dei scalogni glassati all'aceto balsamico. Il tutto avvolto con un buon panino croccante al grano di semolo di grano duro. Poi invece abbiamo un panino con lo sgombero, un panino integrale, sgombero cotto in olio cottura, aromatizzato con timo e limone, servito con un'insalata riccia, delle olive di taggia, dei pinoli,
e dei finocchi tagliati sottilissimi alla fettatrice. Mi piace moltissimo perché siamo abituati al panino, no? Come piatto da gustare al volo in una pausa veloce, però se gli ingredienti al suo interno sono di classe, gustosi e il pane al contempo è di ottima qualità. Cambia completamente la pil, è una cosa molto più speciale, molto più gustosa e aromatica. Non diventa più il classico tramezzino da mangiarsi solo per riempirsi, ma può diventare un'esperienza anche di gusto e perché no di amicizia, perché magari uno può preferire un gusto piuttosto che un altro. Mi piace, d'altronde noi siamo italiani. Giustamente, e il pane lo adoriamo. Grazie, arrivederci. Invece qui cosa abbiamo preparato? Questo è un hamburger fatto con un pane integrale, un panino hamburger. L'hamburger in sé è fatto con un impasto di boudin, che sarebbe una salsiccia fatta con rape rosse e grasso di maiale, e del cavolo scottato, delle mele cotte sotto vuoto, anche queste scottate, e della fontina sopra per finire. Vedete come il panino può diventare un'esperienza da veri gourmet? D'altronde questa è Bread Religion. Altra leccornia street food, questa offerta da Emanuele Di Recco. Recco, quindi per forza, giustamente, che state preparando? Stiamo preparando la focaccia al formaggio, la stiamo servendo. La focaccia lo sai com'è fatta? Raccontaci. Allora, c'è una sfoglia senza lievito, lavorata con molto olio, per cui rimane molto elastica, si tira a pugno e si mette nella teglia. Stracchino o crescenza, come si chiama a Milano, altra sfoglia uguale, un po' bucherellata, poi si condisce con olio e sale, forno caldissimo 4-5 minuti. Fantastico, proprio da prendere e mangiare al volo, appena uscita dal forno, che è una meraviglia. Infatti volevo farvi notare anche la coda dei golosi. Non tutti la sanno fare, anche se ci sono limitatori, bisogna dirlo questo. Lei è soddisfatto, si è fatto sta corsa, però ormai mangia, buon appetito, buon lavoro. Quando vedo maturare i pomodori, dico pensa tu cosa sarebbe fare un piatto di pasta senza i pomodori, è come un giardino senza fiori. Sarebbe il mondo senza me. Ma a proposito di street food, questa è anche una grandissima occasione per parlare di barbecue. Innanzitutto grande tradizione italiana, noi di grigliatori, e poi abbinati soprattutto a prodotti di grande qualità italiana. Tu sei? Marco Costini, Barbecue for All. Piacere. Molto piacere mio. Ma diciamo che la nostra prerogativa è quella proprio di, infatti il nostro claim è American Skills in Italian Style, è quella di prendere le tradizioni americane, le tecniche americane e farle italiane, cioè perché italianizzarle. Sono molto esperti per quel che riguarda gli hamburger. È vero, è tradizione. Diciamo che la nostra prerogativa è quella di farlo cercando di incontrare i gusti italiani. Quindi potete avere un classico esempio, abbiamo un classico cheeseburger, dove abbiamo cercato di mitigare, ecco, le asprezze del gusto americano. A lui piace il dolcissimo, l'acetatissimo, il nostro gusto è molto più italiano, molto più soft, ok? Abbiamo poi il pulled chicken e il pulled pork, le carni vengono cotte e affumicate per lungo periodi, tanto che la struttura che tiene insieme le fibre, il famoso collagene, degrada strutturalmente, quindi in altre parole cede, sfilaccia. Quindi le caratteristiche di questi piatti sono proprio questa carne molto saporita, molto tenera e sfilacciata, molto gustoso, molto caratteristico, piace molto. Io sono un cultore di programma di cucina e guardo anche molto quelli che vengono dall'America ed è vero, piacere. È proprio una caratteristica proprio della carne sfilacciata, così è vero, è un piatto caratteristico. Ragazzi, da acquolina in bocca, complimenti. Grazie mille. ciao. Sapore giusto solo se posso assaggiarti, solo se posso mangiarti, solo se posso.
sentirti solo se pensa un po' alla norma senza melanzane, il purè di fave senza cicorione, se non c'è il basilico non c'è più il pesto, le patate le... Altro stand dedicato a sapori nostrani, ce lo presenta la nostra amica che si chiama? Serena. Ciao Serena, dove venite? Ciao. Dogliani. Dogliani, le belle Langhe, territori magici. Dove viene prodotta questa pasta particolare? Esatto, i plin oppure i ravioli. I plin e i ravioli. Sì. Ascolta, come le state preparando? Perché tra l'altro gli chef si stanno andando da fare. Sì, oggi cuciniamo i plin di carne e verdura conditi con il ragù di vitello oppure quelli a raschera conditi burro e salvia. Il raschera è un tipico formaggio piemontese. Hai capito, questa era una giusta puntualizzazione perché d'altronde qua, posto che vai, specialità che trovi. Grazie cara. Ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Posso assaggiarti solo se, posso mangiarti solo se, posso sentirti solo se. È qui con noi Paolo Parisi, direttamente dai Re della Griglia, è un enorme piacere incontrarla, innanzitutto perché è un grandissimo innovatore sotto tantissimi punti di vista e tra poco terrà uno shukugi molto interessante. Ma chi te l'ha raccontato tutte queste cose? Io sono uno che si guarda attorno. Allora, ora faccio uno shukugi per Amati, io credo che Amati voglia dire vuoiti bene, no? È un progetto importante perché mette insieme il benessere, la salute col cibo, questo è molto importante. Quelli di Amati hanno deciso insieme a dei medici che l'uovo è un alimento sano, che fa bene e che bisogna mangiare di più. Siccome io produco una delle uova più importanti che ci sono in giro, mi fanno fare questo uovo, l'abbiamo chiamato l'uovo da passeggio. È un uovo cotto a 61 gradi, praticamente a 61 gradi se non si superano i 63 l'uovo rimane di una consistenza particolare, il bianco è gelatinoso e il rosso è cremoso, molto buono da mangiare, io lo condisco in un bicchiere come se fosse un cocktail. Prendo dell'olio, in questo caso è un buon olio pugliese, ce ne verso una piccola quantità, ci metto dell'ottimo origano, questo è un origano di Pantelleria, una scorza di limone verde. Voglio metterci anche questo fiocco di peperoncino che è straordinario. Dico, pensa tu come verrebbe male senza l'olio buono. Un pepe particolare macinato grosso. Ecco. L'uovo da passeggio è pronto. Senza di te no. Ci hanno detto che è l'uovo perfetto. Beh, ascolta, parliamoci chiaro. Io non ho inventato nulla di particolare, io faccio le cose fatte bene, purtroppo sono uno dei pochissimi a farle fatte bene e quindi divento il miracolo, il come si dice, il fenomeno, no? Ma in realtà il mio uovo non è tanto meno importante dell'uovo di un contadino, solo che io questo uovo del contadino l'ho reso innanzitutto legale, controllato, a norma, diciamo. E poi in più io ho avuto questo pizzico così mio di follia e di creatività, siccome il prodotto è nato per i grandi chef e quindi non badavo a spese di produzione e ho fatto un uovo dando l'integrazione proteica alle galline con latte di capra, che è letteralmente una follia. Ora sono 15 anni che funziona, quindi non si può quasi più dire che è una follia, ma all'inizio lo era sul serio. Perfetto. La ringrazio del suo tempo e complimenti perché è un piacere guardarvi, tra l'altro. Ci vediamo là. Ciao. Ciao. Senza di te non c'è più gusto, la vita ha il sapore giusto, solo se posso assaggiarti, solo se posso mangiarti, solo se. A questo punto non ci manca che il dolce e la Chocolause offre il cioccolato, naturalmente prodotto come massima espressione del panorama italiano. Ci sono i pomodori, dico pensare.
pensato cosa sarebbe fare un piatto di pasta senza i pomodori, è come un giardino senza fiori, è come la vita senza te. Golosaria presta tantissima attenzione anche al settore wine, ovvero tutto il vino made in Italy. Tre proposte per voi: nord, centro e sud. Turn black as the sun goes down. What I think of you so far from me, wondering what you're doing now. Rearrange the stars, I would move the earth just to bring you back somehow. I will be your blessing, you can be my curse if you long. Si comincia dal nord, esattamente in provincia di Piacenza, dove? A Rivergaro, alle cantine Bonelli, in Val Trebbia. L'abbiamo scelta perché è un vino premiato, di che si tratta? Abbiamo partecipato a Decanter a Londra, c'è un'infestazione a livello mondiale, su 15.000 vini premiati sono all'incirca 1.000, col bronzo ne hanno premiati esattamente 720 e per noi è una soddisfazione, perché portare un vino autoctono piacentino come l'Ortrugo a livello europeo, anzi a livello mondiale, perché Decanter è una manifestazione che viene anche rifatta negli Stati Uniti, a New York per l'esattezza. Per cui è un orgoglio nostro. Prodotti viaggiano. Due parole sul vino per farlo conoscere? Un vino semplice, come dicevo prima, autoctono, un'uva che c'è esclusivamente a Piacenza. È una rifermentazione, quindi un vino frizzante, uno charmat lungo che fa almeno 3 mesi in autoclave. E la caratteristica è di un vino, come dico, semplice ma molto fruttato e beverino, dove la bottiglia si beve con semplicità. Ci piace, d'altronde noi siamo persone semplici. Arrivederci, buon lavoro. Centro Italia, siamo in provincia di Perugia, esattamente dove? A Bastardo. Proprio Bastardo. Esatto. Molto piacere, tu sei? Chiara. Ciao Chiara. Ciao. E giustamente il vino che hai scelto da proporci è il? È il Rosso Bastardo, che è il nostro cavallo di battaglia. Che sapore ha? Allora, questo è un blend di Sangiovese, Merlot, Cabernet, un 1% di Sagrantino Passito, che è l'uva tipica del nostro territorio. E è un vino abbastanza jolly, nel senso che si può abbinare sia con un primo piatto, sia con un piatto di carne, ma anche per un aperitivo e quindi bevuto da solo. Presumo corposo, un bel gusto deciso. Sì, sì, assolutamente, perché comunque il Sagrantino è un'uva abbastanza tannica e questo è a 13,5 gradi e è, diciamo, il vino più base dell'azienda. Perfetto, grazie mille, a voi. Cure of all disease, but the only cure for my broken heart is if you come back to me. I have asked the moon to light your way, to protect you while you sleep. I will give you wings to fly away, and you'll come back to me. Someday you will. Someday you will. Someday you will want me. Someday. Ed
Ed eccoci giunti al sud, che meraviglia, esattamente dove? Marsala. Marsala, quindi provincia? Di Trapani. Che bei posti meravigliosi. E giusto appunto siamo da questa bella fanciulla che si chiama? Federica. Ciao Federica, cosa ci proponi? Allora, questo è il nostro che brilla ed è un grillo. È un'uva che ci rappresenta. L'uva grillo è appunto l'uva base con il quale si produce il vino Marsala, che è molto famoso in tutto il mondo. Puoi dirlo forte? Sì. E noi la proponiamo, proponiamo una versione secca di questa uva. Perfetto, da abbinarsi con? Sicuramente con piatti a base di pesce, e quello sicuramente. In Sicilia siamo, che volete mangiare? Grazie mille, grazie mille. Questo è quanto anche per oggi, salutiamo Golosaria e tutti i magnifici appuntamenti che ci hanno accompagnato in questa puntata dedicata al gusto, perché non a caso sicuramente è questo uno dei cavalli di battaglia della nostra penisola ed è molto bello vedere dietro di noi tanti esperti che ancora continuano i loro dibattiti e cercano il modo per far sì che questi prodotti diventino sempre di più importanti in tutto il mondo. Alla prossima, ci vediamo giovedì prossimo 21:10 con un'altra puntata di Dillo in Tour. E se hai qualcosa da dire, dillo, ciao! Con la gente tipo effetto Bluetooth, perché il mio cappello vale come un passepartout. Telecamere e microfono ce li ho cuciti addosso, tu metti l'allegria ed un bicchiere di rosso. Per fare sto programma ci vuol tanta passione, che voi mi regalate regione per regione. Mi piace l'avventura, assaggio ogni specialità, conoscere ogni luogo e le sue tipicità. Ale, fai bravo che il vino ti stronca. Ale, fai bravo, dai, posa la tazza. Se vuoi vedere il mondo con degli occhi diversi, torna tra una settimana, giorno e ora gli stessi. La vita è una sola e va vissuta con più gusto, per combattere la noia, questo che è il canale giusto. Ha! Dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Semi. Se vedi ad una festa dimmi bella, dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi. Qui l'invito è aperto a tutti, dai, diventa uno di noi.